Alessandro Tesi, candidato sindaco per l'Alleanza Cittadina per Campi. Nei prossimi giorni organizzerete iniziative per raccogliere firme calcio a una petizione. Che cosa accadrà? Allora, noi nei prossimi giorni appunto raccoglieremo le firme per esprimere il nostro dissenso e spero quello di tantissimi altri cittadini di Campi Bisenzio ad un'operazione secondo noi folle che prevede diciamo una spesa di 750.000 euro di lavori di ristrutturazione su un immobile da adibire a uffici pubblici ma che non è di proprietà del comune, ovvero l'ex caserma dei Carabinieri che è di proprietà demaniale e che nel 2022 tornerà in mano appunto al demanio. La raccolta delle firme si terrà ai gazebi, presso i gazebo dei mercati settimanali e quindi saremo oggi al mercato settimanale di Campi Bisenzio e poi giovedì prossimo a Capalle in piazza Togliatti e venerdì in piazza Costituzione a San Donnino. Quindi per il mese di marzo raccoglieremo le firme contro questo ulteriore spreco che l'amministrazione comunale sta concretizzando.